Questa è una storia d'amore quando uno va dentro in un locale, molto corta. Bravo! Celentano sta spaccando. È anche un fonico, eh? È anche un fonico pure. Vai. Questa è la seguì perché è una poesia di Roma. Te vedo seduta via bancone. De schiena tu mi pare un bel donnone. Arrivo, ma vicino te conosco. E tutto intorno a me mi pare fosco. Ti alzi per andare a far pipì. Te seguo dentro al bagno e proprio lì. La fai all'impiedi, tenendo stretto in mano il colibrì. Vabbè, anche stasera è andata male. A te ti piace il colibrì? In un palazzo c'è un gatto molto bello. È il gatto del portinaio, e lui è proprio lì in portineria perché è un gatto povero, però è tenuto bene e si innamora di una gattina dell'attico, e in questo attico vive una signora ricca che gli dà tutto quello che vuole, però non vuole che questa gattina scenda e si innamori di questo gatto della portineria, del portinaio. Il gatto, quando la guarda sull'attico, la vede, vede i suoi occhi, la sua coda, vede le sue orecchie, vede un sogno, per lui sarebbe un sogno vivere con lei. Però c'è sempre questa storia che la signora dell'attico non fa uscire questa gattina. Ma un giorno, quando c'è un cambio di golf, una filippina lascia la porta aperta e la gattina innamorata scende perché anche lei è innamorata di questo gatto, del portinaio, scende le scale di corsa, si avvicina e gli parla, miagolando, parlano un po', sono innamorati. Allora gli dice: fai così, una sera, quando viene sempre questa golf, che lei mi lascia sempre la porta aperta, vieni su da me, e poi vedrai che troveremo il modo di fuggire. Allora questa, in una sera bella, tutta stellata, dove ci sono le nuvi belle bianche nel cielo, ci sono tante stelle, il gatto sale di corsa, entra nella casa, la gattina lo accoglie a braccia aperte, miagolando, tutto festante, e gli dice: vieni, avvicinati qui al davanzale, che sta arrivando una nube, una bella nube bianca, bella grande, che il gatto del portinaio fa questa cosa. Tutte e due salgono su questa nube e fuggono, e portano, praticamente fuggono, e vabbè, la loro storia d'amore ormai è fatta. Fuggono verso situazioni migliori dove possono stare insieme ed amarsi. Il sunto di questa cosa è che non è detto che una persona che stia al primo piano non possa innamorarsi di una persona che stia là. Siamo tutti uguali. Ed è importante questo. Alla piastra.
che l'unica cosa bella è l'amore.